Invece sì. Sei stato tu la prima volta a parlarmi di un tizio che è scomparso il giorno prima della liberazione e che aveva denunciato altri ebrei. Ma io le parlavo del Sinisgalli per altre ragioni. Per i suoi studi sul Ponte Sublicio, per tutti i riti sacrificali che si compivano su quel punto e che avevano a che fare con la morte di Giacomo. Il tuo amico Giacomo, un mese esatto prima della sua morte, è stato inviato dal padre a Vienna a verificare una lista di nomi di ricchi possidenti ebrei mai più tornati dai campi. Giacomo non è mai andato a Vienna. Se ci fosse andato me l'avrebbe detto. Beh, devi cominciare ad abituarti all'idea che forse il tuo amico Giacomo non ti ha sempre detto tutto. Come ad esempio che aveva sottratto parte di quel materiale di ricerca del tuo Sinisgalli e che se l'era tenuto chiuso nel cassetto della sua scrivania. E voi come lo sapete? Lo sappiamo. E lui? Che c'entra in questa storia lui? Lui è riuscito a capire cosa fossero tutti quei segni. Era una trascrizione in un codice molto complesso di quello che forse è stato il cerimoniale del rito degli Argei. Tu sai di cosa parlo. Quindi Giacomo non aveva rimesso tutto il materiale del Siniscali nella valigia? Probabilmente no. Sembra che in una cassetta di sicurezza di una banca di Vienna esista una lista di nomi di quegli ebrei prima derubati e poi trucidati. E che una specie di assaggio di questo elenco sia stato inviato via fax alla segreteria di questo importante personaggio, così come avvertimento. E di lì si sarebbe scatenata tutta la reazione. E questo alto personaggio, dico, avrà un nome? Sì, ma potrebbe essere un nome nuovo. In tanti e tanti anni si possono cambiare tantissime cose, specialmente avendo a disposizione un capitale ingente. E non potrebbe essere proprio il tuo Norberto Sinisgalli. Molte cose coincidono. È scomparso dopo la liberazione accusato di aver denunciato degli ebrei. Giacomo poi ha riscoperto proprio tramite Emily Cohen che Sinisgalli è ancora vivo, protetto da una nuova identità. Spalleggiato dalle grandi sette esoteriche internazionali. E questa scoperta può avere causato la morte di Giacomo. E una volta rintracciata nel suo nascondiglio, anche quella di Emily. Sappiamo che tu negli ultimi tempi ti sei quasi esclusivamente occupato di questo Sinisgalli, che per te è diventata quasi una specie di ossessione. Lui è scomparso davvero anche per le persone che aveva più care. Vabbè, ma un parente rimasto, un indirizzo di allora, una qualunque cosa attraverso la quale si possa arrivare. Assolutamente niente. L'unica cosa che io so è che lui portava una spiga di grano all'occhiello della giacca, tutto qui. La foto? Che foto? Nella casa della vedova Nichols c'era la foto di un uomo, uno che lei mi ha detto essere un importante esoterista, con qualcosa come una spiga di grano attaccata al bavero della giacca. Mi sono arresa. Allora ha vinto lui? Per 3 mesi. Posso vedere il bambino quando voglio e lui è tornato a casa. E quando? Ieri sera. Ma ecco perché chiamavo, telefonavo e non rispondevi. Senti, ma che ha dormito lì? Ma no, dopo è andato via. Come dopo? Dopo che? Ma che avete fatto l'amore? Ma sei pazzo? Senti, ti ricordi quando mi avevi chiesto se volevo venire a vivere con te? E quando l'avessi deciso? Non lo so, ma almeno ci proviamo. Vuoi? Ci vediamo più tardi a casa, eh? Ciao. Comunque, a questo punto, per valutare a fondo la credibilità di chi chiama, abbiamo bisogno di farlo parlare con qualcuno che l'abbia conosciuto veramente. Ammesso che chiami ancora. È una partita che lui sta vincendo. E poi lo stanno scrivendo i giornali di mezzo mondo. Quando mai uno che vince smette di giocare? Mi scusi, noi vi abbiamo fatto avere un elenco di persone che Giacomo l'hanno conosciuto bene. Sì, infatti, l'abbiamo studiato attentamente. Beh, decidendo innanzitutto di non sottoporre il padre ad una prova del genere. Sarebbe troppo crudele. E poi vi ricordate anche le telefonate con la madre, di scarsissima attendibilità. Fra gli amici il primo che si impone per molti motivi è questo Stefano Baldi. Su questo ragazzo abbiamo delle perplessità. Tra gli inquirenti c'è chi pone in dubbio la sua affidabilità. Beh, allora controllando la situazione più in generale, fra i parenti e gli amici più stretti, quindi i più affidabili, avremmo deciso per questa Lucia Marsico, cugina di primo grado di Giacomo. È la figlia di una sorella del padre.
di qualche anno più grande di Giacomo, ma hanno frequentato gli stessi amici. Ciao André. Ciao. Aspetti Carlo. Sta arrivando. Che fai, torni stanotte? Non so, non credo, se mai ti chiami. No, quella avrebbe pensato di tornare. Con quella vuoi dire Vincenza? Sì, con quella voglio di Vincenza. Insomma, avrebbe pensato di tornare qui a vivere per un po'. Per quanto tempo? Ma lei dice un paio di mesi, secondo me 20 giorni sono pure troppi. Tanto non dura. Comunque se tu ti puoi trovare un buco. Mia sorella mi aveva parlato di uno che aveva un pensionato al Vaticano. Ma perché non vai a vivere tu da lei? Non ci abbiamo provato 200.000 volte. Vabbè, ho capito, però anche lei è venuta a vivere qui 300 milioni di volte e io mi sono sempre dovuto trovare una sistemazione delle suore. Vabbè, fa finta che non ti ho detto niente, lascia stare, lascia stare. Dai, comunque non preoccuparti, un buco lo trovo, non voglio crearti dei problemi. Ciao Carla. Ciao. Dove andate di bene? Non gli hai detto? No, se no che sorpresa è? Sorpresa? Infatti, se te lo dico prima, che sorpresa è? Ah, già, vabbè, allora ciao. 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 Vuoi che vada da solo? Sarebbe peggio. No, tu invece la devi smettere. No, io non smetto proprio niente. Quando comincio una cosa la finisco. Tu invece non porti avanti un bel niente, anche perché sai benissimo che non ce la farai mai, che è tutto impossibile, è una follia. Ma che cos'hai? Paura che la scopra, che trovi qualcosa? Ma perché non vuoi? Senti, tu in questa storia non c'entri niente, hai capito? Questa è una storia che riguarda me, Giacomo e basta. Tu sai benissimo che ce la faccio e questa ti fa paura, ammettilo. Paura di cosa? Non lo so. Da quando sei andato all'istituto di medicina legale sei cambiato. Cambiato in cosa? Lo so, non lo so, è come se tu avessi paura che... Giacomo non sia morto, non è così. La verità è che tu stai diventando pazza, Silvia. Stai diventando pazza come tutti quanti gli altri. No. È che io sto solo cercando di uscire.